Beh, a questo punto approfittiamo e facciamo un applauso come sempre alla banda cittadina di Valdobbiadene che ci ha fatto da colonna sonora per questo momento inaugurale della Fiera di San Gregorio, grazie al maestro Dario Zandegiacomo e anche alle maggiorette. No, questo non è un applauso, è una prova di applauso. Su, fatemi sentire un po' di calore in questa bella giornata. Olà, olà, olà. Bella giornata, sarà particolarmente felice il nostro sindaco che tra non molto io chiamerò. Intanto approfitto, vorrei ringraziarvi per la vostra presenza, ma vorrei ringraziare tutti gli espositori che sono presenti a questa edizione dell'antica Fiera di San Gregorio, perché è un numero crescente ed è un segno importante per questa manifestazione. Voglio ringraziare gli sponsor che come sempre sostengono questo evento, li ringrazieremo nel corso di questa nostra cerimonia e vorrei chiedervi un applauso per tutti quanti loro, perché è grazie a loro che riusciamo a fare un evento così importante che, lo ribadiamo, cresce anche quest'anno. Immagino sia particolarmente felice il sindaco Luciano Fregonese, che saluto e vi invito ad accogliere con un applauso naturalmente. Buongiorno sindaco. Buongiorno e buon San Gregorio a tutti quanti. Il tempo ci ha graziato anche quest'anno e col bel tempo San Gregorio può dimostrare tutto il suo splendore. Anche quest'anno abbiamo cercato di racchiudere in 3 giorni tutto quello che il nostro territorio può offrire. Il Prosecco Superiore di OCG, il Valdobbiadene, le bellezze della montagna. Abbiamo qui anche degli esempi oggi in piazza. Tutta quella ricchezza che noi abbiamo e che è frutto del lavoro delle persone, sempre e solo lavoro delle persone che amano il proprio lavoro, amano la propria terra. E quando c'è l'amore, sicuramente le sfide si possono raccogliere e si possono vincere. Quindi il mio ringraziamento va certamente a tutti quelli che ogni giorno dell'anno silenziosamente si adoperano per il nostro paese e che anche oggi qui in questa antica fiera, con grande volontariato, permettono a tutti noi di fare questa festa. In realtà c'è un gran movimento, un gran lavoro di mesi, di volontari, di appassionati per il proprio lavoro. Quindi ringrazio tutti, ringrazio certamente tutte le autorità, i colleghi sindaci numerosi che con la loro presenza vogliono testimoniare la vicinanza a tutte le persone che lavorano per il territorio. Ringrazio la regione, il governatore, gli assessori, i consiglieri presenti che testimoniano come ogni anno la grande vicinanza al nostro paese, al nostro territorio. Buon San Gregorio a tutti quelli che lo vivono, ci lavorano, a tutti quelli che lo hanno vissuto, a tutti quelli che purtroppo non possono più viverlo. Un saluto va a Claudio e a tutti quelli che gli volevano bene. E che sia un anno di grandi successi come negli ultimi anni siamo abituati a vivere, grazie al lavoro delle persone. Buon San Gregorio. Grazie a lei sindaco. E volevo ringraziare e salutare Valdo TV che sta facendo la diretta streaming di questo momento inaugurale e seguirà tutta la fiera. Intanto saluto l'assessore alle attività produttive del comune di Valdobbiadene, Pierantonio Geronazzo. Buongiorno a tutti, mi unisco anch'io ai saluti del sindaco. Come assessore all'agricoltura del comune di Valdobbiadene devo dire che quest'anno abbiamo voluto portare un'ulteriore novità a Valdobbiadene, alla Fiera di San Gregorio. Quest'anno, come ben sapete, sotto gli occhi di tutti, che da Roma purtroppo le risorse sono sempre inferiori a quelle che arrivano e quelli che ne soffrono di più siamo noi comuni. E una soluzione, quantomeno ci stiamo lavorando, è quella di fare squadra, fare rete. E quest'anno abbiamo voluto oltre a quella che già c'è con la Longarone e la Fiera del Gelato, abbiamo voluto portare avanti un ulteriore gemellaggio, questa volta con Bessica, la Fiera dei Fiori di Loria, che si tiene lo stesso giorno di San Gregorio. E è stato un gemellaggio decisamente proficuo, perché ci ha dato possibilità di ospitare qui a Bessica, vedete davanti la chiesa del Duomo,
un gazebo con il parco dei fiori di Bessica e ha dato a noi la possibilità di essere presenti a Bessica con i nostri prodotti, con il nostro prosecco e le piccole produzioni locali che abbiamo qui a Valdobbiadene. Quindi è stato un gemellaggio che sta portando i suoi frutti, che sono iniziati ben prima di oggi con una serie di convegni che ci hanno visto presenti a Loria e hanno visto Loria presente qui a Valdobbiadene. Sono felice e orgoglioso che ci sia stato questo. Cos'altro dire? In questi convegni che abbiamo tenuto abbiamo parlato del prosecco, che sicuramente è il prodotto principale che abbiamo qui a Valdobbiadene e di cui non dobbiamo mai dimenticarci. È il prodotto che è principale e che anche ci dà più visibilità. Più visibilità porta anche molti attacchi, purtroppo, ne abbiamo visti in questo periodo. E cosa dire? Quando ci trovavamo 30 anni fa, 35 anni fa, a gestire le nostre rive, le nostre colline e fare tutto a mano come facciamo ancora adesso, nessuno ci attaccava, però faticavamo ogni giorno, i nostri genitori, i nostri nonni sono spaccati la schiena per rendere quello che è oggi Valdobbiadene un patrimonio unico al mondo. Adesso, che all'epoca che il prosecco veniva pagato poche lire, nessuno attaccava Valdobbiadene, attaccava noi. Adesso che il prosecco viene pagato quello che è il prezzo attuale al chilo, ci troviamo con spesso attacchi che sono infondati, che ci trovano a dover difenderci spesso anche senza alcun motivo. Noi stiamo cercando di lavorare per tutelare il bene del nostro territorio e per evitare che tutto questo, che ci venga riconosciuto il giusto valore che abbiamo. Concludo salutando tutte le autorità presenti della regione, della provincia e i sindaci e gli assessori che sono intervenuti, e augurandovi un buon San Gregorio a tutti. Grazie. Grazie assessore. A proposito di amministratori, come giustamente ricordato l'assessore poco fa, li saluto tutti quanti, naturalmente evitando di dimenticare qualcuno, non vorrei mai, però una doverosamente la invitiamo qui, perché come avete sentito c'è questo gemellaggio tra il comune di Valdobbiadene e l'antica fiera di San Gregorio e la fiera di Loria. Questo gemellaggio oggi viene suggellato dalla presenza dell'assessore al bilancio del comune di Loria, Federica Milani, che vi invito a salutare naturalmente. Benvenuta. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti del sindaco Silvano Marchiori e mi unisco a quelli del sindaco fregonese, del vice sindaco Geronazzo. Salute tutte le autorità civili e militari presenti, oltre che voi cittadini di Valdobbiadene, espositori e visitatori di questa splendida fiera. Oggi sono qui a rappresentare il comune di Loria per un motivo che rende la nostra e la vostra amministrazione orgogliose: la prima collaborazione tra l'antica fiera di San Gregorio e la fiera delle piante ornamentali e dei prodotti del florovivaismo di Bessica di Loria, che storicamente si svolgono oggi, seconda domenica di marzo, stesso giorno. Ebbene sì, le nostre amministrazioni hanno voluto trasformare quello che poteva essere un motivo di attrito in un gemellaggio che ha due obiettivi comuni, cioè il sostegno al nostro territorio e la valorizzazione delle nostre eccellenze. In pochi mesi abbiamo presentato eventi di contorno alle fiere, quali serate a tema e momenti di incontro, da cui potesse iniziare un dialogo tra i settori primari dei nostri comuni. E così è stato. Mettete i fiori nei vostri vigneti è lo slogan che ben rappresenta, infatti, quanto è emerso dalle serate. Oltre agli eventi già svolti, abbiamo voluto dare dei segni tangibili di questo gemellaggio, come ha detto il vice sindaco, cioè il giardino allestito davanti al Duomo e uno stand dei vostri prodotti tipici locali in Villa Baroni a Bessica. Voglio ringraziare l'amministrazione di Valdobbiadene, in particolare il sindaco, il vice sindaco e i collaboratori, per la disponibilità e l'entusiasmo che hanno sempre dimostrato nell'accogliere proposte, cercare soluzioni e studiare nuove idee insieme. La sintonia si è creata fin da subito e ci ha permesso di raggiungere questo primo significativo risultato. Ma visto che l'appetito viene mangiando, mi auguro che questo sia solo l'inizio di una bella collaborazione, di un percorso di promozione del nostro territorio insieme. Io concludo invitandovi domenica prossima, 19 marzo, allo Street Food a Bessica di Loria, che sarà tra i giardini allestiti in piazza. Ancora un grazie sincero all'amministrazione di Valdobbiadene e auguro a tutti una splendida giornata di festa. Grazie. Grazie, grazie assessore. Allora, noi facciamo un piccolo break all'interno di questo momento inaugurale, ma però è altrettanto importante, perché qui da un paio d'anni si parla di gelato, ma non un gelato qualsiasi, un gelato che sa di prosecco, e questa collaborazione è nata naturalmente in collaborazione con la Mostra Internazionale del Gelato,
e la Fiera di Longarone. Io volevo salutare il presidente di Longarone Fiere, Giorgio Bolzan, che invito qui accanto ai nostri ospiti per parlarci di questo ennesimo successo. Buongiorno a tutti, in particolare un saluto a tutte le autorità, al sindaco. Noi siamo felici di essere qui con voi, siamo alla quinta edizione del concorso del gelato al prosecco. Come è stato detto, le sinergie sono assolutamente indispensabili, mettere insieme le nostre eccellenze è importantissimo. Ringrazio i nostri gelatieri perché senza di loro evidentemente non ci sarebbe questa opportunità. Ringrazio i 28 che hanno partecipato a questo concorso da tutto il Veneto, e questo è importante, e ovviamente mi complimento con i vincitori che saranno svelati. Ringrazio l'amministrazione per questa disponibilità e auguro ovviamente a tutti un buon San Gregorio, ricordando che oltre ai fiori di Bessica ci sarà la prossima settimana, anche nel weekend successivo, l'Agrimont a Longarone Fiere. Quindi siete tutti i nostri ospiti, grazie. E poi a fine novembre, inizio dicembre, arriveremo alla 58esima edizione di questa manifestazione dedicata al gelato. Presidente, io invito il sindaco e il governatore se ci avvicinano, perché pochissimi minuti, ma e ci auguriamo di averli tutti tra i vincitori, ad iniziare dal terzo classificato, che è Yuri Dal Pos, che io chiamo e naturalmente spero ci raggiunga in pochi secondi. Terzo, forza Yuri, veloce, veloce, veloce. Terzo classificato, vi ricordo il prosecco, naturalmente anche protagonista nel gelato, questo è un grande matrimonio che qui si celebra da 5 anni. Facciamo un applauso a questo giovanissimo gelatiere, che tra l'altro ha il suo negozio a San Vendemiano, se non vado male, a memoria. Prego, vedete tutti, sì, i fotografi diventano pazzi con questo tricolore che sta davanti, però si divertono anche. Allora, in gran velocità chiamo il secondo classificato, che è Dario Bortolot, questo qua arriva dalla Baviera, non so se è arrivato, eccolo qua, secondo classificato. Mettiamo a favore dei nostri fotografi, ed è il momento del primo classificato. Arriva dalla Germania anche lui per l'occasione, ed è Stefano Bortolot. C'è la signora che rappresenta, immagino, è la mamma. Venga qua, signora, venga qua. Consegna il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, e il presidente, naturalmente, della MIG, Fausto Bortolot. Non era parente di Dario Bortolot, diciamo subito. Forza, facciamo un po' di coreografia e l'applauso, naturalmente, della nostra piazza che sostiene questo momento. Allora, io intanto voglio ringraziare i partner principali, tutti gli sponsor che trovate nella campagna pubblicitaria, ma in modo particolare quelli storici che sostengono l'antica fiera di San Gregorio, come la cantina Valdoca, Asco Piave e la banca Prealpi, che quest'oggi è rappresentata da Riccardo Miotto. Gli strappiamo 30 secondi. Eccolo qua, lo salutiamo con un applauso. Buongiorno a tutti, un cordiale saluto dal presidente Carlo Antiga, dal consiglio di amministrazione di Banca Prealpi, che anche quest'anno è lieta di esserci in questo tradizionale appuntamento in coerenza con i propri principi di banca del territorio. Banca Prealpi augura un buon San Gregorio a tutti gli espositori, ai numerosi visitatori e agli organizzatori di questo evento. Grazie. Grazie a lei e grazie all'Istituto per il sostegno. Vi ricordo, oggi pomeriggio in Piazza Marconi dalle 15 in poi ci sono spettacoli musicali con i minicoro, con uno spettacolo di cabaret, poi stasera c'è la grande tombola di beneficenza che è coordinata e sostenuta da un gruppo straordinario che sono i Franco Fabbrica, che divertiranno, e domani sera grande appuntamento conclusivo con lo spettacolo pirotecnico. È venuto a salutarci anche il presidente della provincia, che vi invito a salutare, Stefano Marcon. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, anche da parte mia, per me è la prima in assoluto come fiera di San Gregorio, e
questa partecipazione e questo colpo d'occhio testimonia la bontà del vostro lavoro. Quindi un plauso da parte della provincia a tutti gli organizzatori, un saluto al governatore, ai colleghi sindaco, al consigliere provinciale Razzolini, il mio compagno d'avventura in provincia. Che dire, in questi primi sei mesi ho avuto modo di cogliere che cosa fanno le fiere in provincia di Treviso, e ne abbiamo tante, e tutte esprimono, partono dal primario sostanzialmente, primario che è un settore che tira, che traina, che produce reddito qui in provincia di Treviso, nel Veneto, in Italia, ci distinguiamo attraverso il primario. Vedo un rinnovo dell'ente fiera qui, di quel che è fiera, insomma, nel gemellaggio, e lo si vede passando attraverso la tradizione. Ascoltavo prima le fatiche che facevano i contadini all'epoca, le fanno ancora oggi, e attraverso quelle fatiche noi siamo in grado di dire che il primario qui in provincia di Treviso traina. Quindi un plauso a tutti. Scusate un po' l'emozione, ma non è facile, non mi aspettavo così tanta partecipazione. Faremo meglio la prossima volta. Un augurio di buona fiera a tutti. Questa è la terra del Valdobbiadenese, presidente. Siamo stati velocissimi, è il momento di salutare il nostro presidente, il governatore Luca Zaia. Grazie per l'applauso e grazie anche per il bravo. È come firmare una cambiale in bianco, no? Applaudire uno prima che parli, giusto? Adesso è sicuro? Oggi per la prima volta vi ho portato la scorta, così finalmente potrete dire che sono con la scorta, e sono il mio assessore regionale Canera, eccolo qua, salutato, che è l'assessore al turismo, mettetevi qua, non avete problemi, il consigliere Villanova, il consigliere Possamai, il consigliere Gerolimetto e anche Bottacin. L'assessore Bottacin dov'è? Bottacin, come dico mille, l'assessore a Escoazze e disgrazie, perché ha 9.000 frane da cui occuparsi e una miriade di discariche abbandonate, perché non tutti sono stati bravi in Veneto, no? E ve li ho fatti vedere, perché se volete arrabbiarvi con qualcuno evitate di farlo con me, lo fate con loro, penso sia più semplice. A parte gli scherzi, e io volevo chiedervi non un applauso per noi, che non è proprio il caso, ma per tutti i volontari, la banda, l'Aido, la Proloco, la Protezione Civile, i carabinieri in congedo, tutte le forze dell'ordine, gli espositori, l'amministrazione comunale, perché noi arriviamo qua, il programma è sempre il solito, no? Giro, un po' che de strette de man, un po' che de ciacque e dopo trippe, o speo. Allora do una risposta a due quesiti che mi sono stati fatti venendo in su, e mi ha fermato un sacco di gente e mi si chiede del prosecco, no? Io sono il responsabile, non penso di aver fatto male, e dico anche che dobbiamo arrabbiarci quando qualcuno vuol far passare l'idea che noi siamo gli unici che vanno a fare i trattamenti in campagna. Sembra che il resto del mondo non vada mai a trattare i vigneti. Ed è scandaloso che si voglia far passare questa idea. Ovvio è che i nostri produttori devono capire e mettersi in testa che il futuro della coltivazione della vite va verso la direzione della sostenibilità, della certificazione ambientale dei vigneti, del fatto che comunque bisognerà inquinare sempre di meno. Ma non si può far passare l'idea che il prosecco come vigneto è l'unico che inquina, è l'unico che ha queste pratiche. Se facciamo 20 trattamenti nelle zone del prosecco, dobbiamo dirlo che si fa sostanzialmente in tutte le zone viticole italiane. Allora io penso che il prosecco, come primo merito che deve essere riconosciuto, sia quello che, se non ci fossero stati i viticoltori, ditelo in giro, se non si fossero stati i viticoltori a occuparsi di queste colline, noi queste colline ce le avremmo tutte giù in strada con le frane e senza nessuna tutela del dissesto idrogeologico. Io dico sempre a quelli che vengono anche dall'estero a intervistarci, gli spiego che un coltivatore, un agricoltore, un viticoltore, quando ha un vigneto fa di tutto per tenerlo in ordine. Sapete, noi abbiamo 9.000 frane in Veneto, sapete dove sono? Non ce l'ho mica nei vigneti, ce l'ho in tutte le aree boscate, perché dentro in quei boschi, se non è economicamente vantaggioso andare a recuperare le aree, nessuno ci va. Dovete, come produttori, parlo ai produttori, cercare di capire che, io capisco che il prezzo va sempre in su e tutti gli anni
siamo contenti del bilancio a fine anno, però dobbiamo anche decidere che sul mercato dobbiamo andare con degli accordi sui prezzi. Dobbiamo capire che abbiamo 500 milioni di bottiglie di Prosecco, DOC e DOCG o DOCG e DOC, siamo oggi i più forti sui mercati, tutti ci invidiano e tutti sono coalizzati contro di noi. Il Prosecco però rappresenta non solo un'opportunità per queste colline, rappresenta un'opportunità per il comparto enologico di questa regione. Siamo la prima regione in Italia per vini, 11 milioni di ettolitri, siamo i primi per denominazioni. Quindi anche gli altri produttori devono ringraziare i produttori del Prosecco, perché se si apre un nuovo mercato, prima arrivano le nostre bollicine e poi arrivano tutti gli altri a seguito. Questo lo dobbiamo dire. Io non voglio vedere lotta tra poveri, non voglio vedere veneti contro veneti. Vi abbiamo consegnato una grande opportunità, ve la siete meritata, perché poi è facile oggi fare gli esperti, fare i premi Nobel su Prosecco, bisognerebbe andare a parlare con quelli che si sono spaccati la schiena negli anni nei quali non si guadagnava niente a coltivare queste colline. Però dico, attenzione ai prezzi, fate gli accordi di filiera, bisogna fare in modo che i mercati sappiano quanto costa l'uva a inizio stagione, in modo tale che fanno i prezzi certi sui mercati nazionali e internazionali. Guardate che molti fenomeni che sono partiti bene, penso agli spumanti spagnoli, i cava spagnoli, poi hanno pagato il conto di non aver organizzato l'offerta sul mercato. Quindi avete un prodotto, anzi abbiamo un prodotto eccezionale. Non voglio sentire guerre tra territori. Alla collina va riconosciuto tutto il merito. Quelli della DOC, io glielo dico sempre, sempre alzarsi il cappello quando passate davanti a DOCG, perché se non ci fossero stati loro non avreste questo fenomeno. Che ne uno solo qua, no? Che ne altri qua della DOCG. Detto questo, ultimo quesito che mi è stato fatto, l'autonomia. Il referendum si farà quest'anno. L'ultima carta che ci manca è la convenzione con il Ministero degli Interni, che abbiamo già scritto. Solo DOCG, eh? Allora dicevo, stai buoni un attimo, dai che parlo dell'autonomia. Dicevo, a noi manca ancora la firma che ci sarà sul tema della convenzione col Ministero, perché voglio ricordarvi che il referendum, che non è il mio referendum o non è quello di un partito, ma è il referendum di tutti noi veneti, è un referendum ufficiale, si andrà nei seggi elettorali, ci saranno gli scrutatori, è il presidente del seggio, le cabine, l'urna per mettere dentro la scheda, le forze dell'ordine, tutto quello che sappiamo in un'elezione vera. Adesso ovviamente dobbiamo chiudere la convenzione. Stiamo cercando anche in queste ultime ore di fare in modo di convincere Roma di fare l'election day, cos'è sta roba? Di mettere assieme il nostro referendum un'altra elezione. Risparmieremo 14 milioni di euro. Tutto qua. Dopo cosa vi dico? Vi dico che il giorno dopo di questo referendum io ho bisogno di un grande risultato che è rappresentato dall'affluenza alle urne. Nessuno deve avere l'alibi di dire tanto vince il Cino, vai a votare. Dovete andare, dovete dire a tutti quelli che conoscete di andare a votare. Andate a votare sì, andate a votare no. Non è questo il problema è che si vada a votare, perché se è un plebiscito di gente che va a votare noi abbiamo forza, se no ne abbiamo di meno. Dopo, il giorno dopo, vedrete che presento io il conto a Roma, anche perché siamo stanchi di mandare ogni anno 21 miliardi di tasse e dopo mi tocca mettere una tassa di 220 milioni per finire la pedemontana. Questo è quello che sta accadendo. Allora, tutti esperti qua. Io so che il referendum l'abbiamo portato a casa noi. Se siete tutti esperti, fatevi raccontare perché non l'hanno portato a casa loro, magari qualche anno fa. Oggi è una realtà. Siamo la prima regione in Italia autorizzata a fare il referendum nella storia della Repubblica Italiana. Cerchiamo di approfittare di questa opportunità e di non perdere sto treno che passa. Io sono quello del Prosecco e diventerò anche quello dell'autonomia, ricordatevelo. Grazie, buongiorno a tutti, grazie. Grazie Presidente. La prego di rimanere al centro del palco perché è arrivato il momento del taglio ufficiale. Prego, invito anche il Sindaco naturalmente, assieme all'assessore e alla giunta comunale per il taglio del nastro che sta
ad inaugurare l'edizione 2017 dell'antica Fiera di San Gregorio con il vostro applauso, naturalmente. Con il vostro applauso. Grazie alla banda cittadina. Adesso qua sotto, finché ce n'è, il gelato per tutti, grazie alla Mostra Internazionale del Gelato. Buon San Gregorio, arrivederci.
meno. Dopo, il giorno dopo, vedrete che presento io il conto a Roma, anche perché siamo stanchi di mandare ogni anno 21 miliardi di tasse e dopo mi tocca mettere una tassa di 220 milioni per finire la pedemontana. Questo è quello che sta accadendo. Allora, tutti esperti qua. Io so che il referendum l'abbiamo portato a casa noi. Se siete tutti esperti, fatevi raccontare perché non l'hanno portato a casa loro, magari qualche anno fa. Oggi è una realtà. Siamo la prima regione in Italia autorizzata a fare il referendum nella storia della Repubblica Italiana. Cerchiamo di approfittare di questa opportunità e di non perdere sto treno che passa. Io sono quello del Prosecco e diventerò anche quello dell'autonomia, ricordatevelo. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie. Grazie Presidente. La prego di rimanere al centro del palco perché è arrivato il momento del taglio ufficiale. Prego, invito anche il Sindaco naturalmente, assieme all'assessore e alla giunta comunale per il taglio del nastro che sta ad inaugurare l'edizione 2017 dell'antica Fiera di San Gregorio con il vostro applauso naturalmente. Con il vostro applauso. Grazie alla banda cittadina. Adesso qua sotto, finché ce n'è, il gelato per tutti, grazie alla Mostra Internazionale del Gelato. Buon San Gregorio, arrivederci.